segno. Yvonne Anderson spinge subito la transizione. Bella palla per Francesca Pan. Fuori per Pan, fuori per Kfatmelli che attacca dal palio del Piero, lo scarico. E il piazzato. Le sue compagne, qui brutta palla di Del Piero che non si avvede del cambio difensivo e quindi lascia ancora scatenare la transizione di Anderson. Jason, sono le due straniere di Costa. 12-8 comunque il punteggio, palla che arriva invece dentro adesso per Petronite che usa benissimo il fisico. Ricordiamo appunto partenza di Kovac, lo studio di Costa Magnaga che ha avuto questa chiusura contrattuale tra le due. Il contatto tra Vestagno e Finelli, creata e vai, colpo di tre profonda, non trova l'appoggio, ma è ancora più rimbalzo che vale altri due punti. Data la difesa di Costa, adesso qui eccola l'aggressività di cui parlavamo, gli anticipi, la fisicità che può mettere sulla gara Venezia, che trova con Corbelli un'altra, sempre fatto in tutto il campionato, questa era la preoccupazione più grossa che poteva aprire la differenza proprio. Transizione con Elisa Penna che trova una penetrazione per uno scarico di Fegbelle che decide di partire stessa mano fino in fondo. Comunque bel impatto di Eleonora Villa che tutto sommato sta dando più sicurezza. Qui Petronite ragazzi gira come si gira a Rostonan, molto più playmaker, molto più acrobata di tutto l'era del campo. E qua ha una mano addirittura piano sottotitore fatto da Beatrice del Piero che però innesca la rotazione sul lato debole, trova Petronite in taglio per mettere altri due punti quella di Venezia e questa e vai in collaborazione con Beatrice della Radio provando a metterci tutto il suo potenziale per provare a chiudere l'incontro e qui Petronite ne mette altri due però... A rimbalzo c'è Venezia con Attura che serve subito Penna. Vuole palla Bestagno, bel gioco a due tra le giocatrici di Venezia con Penna. Che momento da interpretare è ovviamente la squadra di Venezia. Tutto 6-1, 5-7-4, attenzione Costa Masnaga che è ancora attiva. E quando si va, quando si viaggia questa altezza? A cercare Petronite in situazione di vicino a canestro che chiama sul suo lato Natali che può infilare la seconda tripla di partita. Era ben pronta a cercare lo scarico più ovvio che era solo Del Piero, ma qui Natali è incandescente. Questo tiro non deve entrare. Qua Penna per Attura che si alza a tre punti, va a segno. Natali ancora lievi sui lei, blocco dal numero 20 Meldere. Poi Natali, gran movimento, is on fire. Natali si esibisce ancora in un palleggio dietro la schiena per recuperarsi di Vittorio Allievi. Poi Bestagno attacca dal palleggio Nan, a fine in fondo segna e subisce fallo.